Arriva la risposta all'appello anche da parte del sindaco di Villanova e di tutto il territorio. Quali gli obiettivi e gli intenti nei confronti di Piaggio e dei lavoratori? La cosa importante ora è che il governo eserciti tutti i propri poteri nei confronti dell'azienda, delle sue prospettive, con un obiettivo preciso, cioè quello dell'integrità dell'azienda. Questa è un'azienda che può superare questo momento di difficoltà se rimane intera e se si fanno le scelte giuste. C'è da parte dei lavoratori un'assunzione di responsabilità molto grande, aver trattato sulla cassa integrazione come hanno fatto per non fermare parti importanti della produzione è stato un atto di generosità da un certo punto di vista e di grande assunzione di responsabilità, al quale fino ad oggi non ha corrisposto altrettanta responsabilità da parte dell'azienda. Io mi sento di dare questa valutazione, questo è un fatto che va recuperato e va recuperato ad un tavolo nel quale il governo deve esercitare appunto le proprie prerogative. Si parla di un interessamento di Finmeccanica di cui è azionista il nostro Stato e quindi c'è un doppio dovere e potere del governo da questo punto di vista.